Signora Gesù Cristo, buongiorno. Oggi è il sabato 22 giugno. La Chiesa ricorda San Paolino di Nola, vescovo, i santi Giovanni Fischer, vescovo, e Tommaso Moro, martiri. Ascolta, o Signore, la mia voce, a te io grido. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti, possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro delle Cronache. Dopo la morte di Ioiada, i comandanti di Giuda andarono a prostrarsi davanti al re, che allora diede loro ascolto. Costoro trascurarono il tempio del Signore, Dio di loro padri, per venerare i pali sacri e gli idoli. Per questa loro colpa l'ira di Dio fu su Giuda e su Gerusalemme. Il Signore mandò loro profeti perché li facessero ritornare lui. Questi testimoniavano contro di loro, ma non furono ascoltati. Allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Ioiada, che si alzò in mezzo al popolo e disse: «Dice Dio, perché trasgredite i comandi del Signore? Per questo non avete successo, poiché avete abbandonato il Signore, anche Egli vi abbandona». Ma congiurarono contro di lui e per ordine del re lo lapidarono nel cortile del Tempio del Signore. Il re Joas non si ricordò del favore fatto da Ioiada, padre di Zaccaria, ma ne uccise il figlio, che morendo disse: «Il Signore veda e ne chieda conto». All'inizio dell'anno successivo salì contro Joas l'esercito degli Aramei. Essi vennero in Giuda e Gerusalemme, sterminarono fra il popolo tutti i comandanti e inviarono l'intero bottino al re di Damasco. L'esercito degli Aramei era venuto con pochi uomini, ma il Signore mise nelle loro mani un grande esercito, perché essi avevano abbandonato il Signore, Dio dei loro padri. Essi fecero giustizia di Joas. Quando furono partiti, lasciandolo gravemente malato, i suoi ministri ordirono una congiura contro di lui, perché aveva versato il sangue del figlio del sacerdote Ioiada e lo uccisero nel suo letto. Così egli morì e lo seppellirono nella città di Davide, ma non nei sepolcri dei re. Parola di Dio. La bontà del Signore dura in eterno. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la sua tua discendenza. Di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono, come i giorni del cielo. Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi, punirò con la verga la loro ribellione e con flagelli la loro colpa, ma non annullerò il mio amore e alla mia fedeltà non verrò mai meno. Alleluia, alleluia. Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perché
Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo, il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo. Non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerchi pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità della tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, per l'intercessione di San Paolino di Nola, dei santi Giovanni Fischer e Tommaso Moro, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.